Questa, ragazzi, è l'area di spawn. Voi nascerete qui, in questo cerchio, e ogni qualvolta premerete B, cioè il richiamo alla base, voi in qualunque parte della mappa siate, ritornerete proprio in questo punto, nell'esatto punto in cui siete spawnati all'inizio. Come vedete, ritorno al centro. Questo avviene ovviamente in qualsiasi punto io faccia il richiamo alla base, che può essere fatto premendo col mouse qui, e può essere annullato semplicemente muovendovi, cliccando con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto, oppure con il tasto B dalla tastiera. Questo montone che vedete, ragazzi, è il mercato. Dal mercato voi potete comprare oggetti per potenziarvi durante il game. Questa è la schermata dei consigliati, sono gli oggetti consigliati per il champ che state usando. Ci sono gli oggetti iniziali con cui in genere si starta, e poi mano a mano in ordine quelli che vanno fatti secondo il computer. Ovviamente a livello principiante vanno benissimo, poi dopo magari ci si comincia un po' a gestirsela da solo. Dove si va? Si va in tutti gli oggetti. In tutti gli oggetti sono presenti tutti gli oggetti comprabili in League of Legends in questa determinata mappa, e possono essere filtrati in base alla tipologia di cose che ci servono. Per esempio, se vogliamo cercare gli oggetti che danno velocità d'attacco, o gli oggetti che magari danno salute, o magari salute armor, e quindi vi dà un filtro incrociato delle due cose che avete cercato e vi dà quelli che danno sia salute che armor. Quindi molto utile questo menu iniziale. Altra cosa da comprendere e da sapere sono le spelle che voi potete fare con il champ. Come vedete sono 4 e sono fattibili con il tasto Q, W e R della tastiera, oppure cliccando qui con il mouse. Ovviamente io vi consiglio di usare la tastiera, perché è molto più rapido che andare col mouse ogni volta a cliccare con la spell. Come vedete, all'inizio livello 1 non avete nessuna delle 4 spell a disposizione, ma avete un livello e quindi potete mettere un punto cliccando su questo triangolino per sbloccare la spell. Per esempio startiamo con la Q, vedete, ho sbloccato l'abilità Q. Se andate col mouse vi dà la descrizione della spell e anche il range. Per esempio, vedete, se io qui sto con la W di Jinx e cliccando W potete vedere il range fino a dove arriva, in maniera da regolarvi se colpito o meno l'avversario. In realtà, se voi non usate gli smart cast, voi dovete premere la W, poi vi dà il range, la direzionate e ripremete W per farla partire. Gli smart cast cosa sono? Sono i tasti rapidi. Come vedete qui, se io premo ESC dalla mia tastiera, ho tasti rapidi. Questi sono Q, W e R, sono impostati come lanci rapidi. Se io voglio mettere la Q non come lancio rapido, devo levare questa spunta da sotto. Come vedete, così non saranno più rapidi. Premendo ok attiverò la cosa. Ovviamente la Q è comunque rapida, perché la Q è uno switch di abilità. La W, come vedremo, lo zap invece no. Quindi questa differenza è visibile con quelle spelle che magari devono essere direzionate. Se sono di attivi, se si attivano immediatamente, non vedete differenza tra uno smartcast e no. Io vi consiglio di usare subito, da subito, gli smartcast. Potete anche semplicemente cliccare su solo lanci rapidi, in maniera tale da semplicemente direzionare con il vostro puntatore dove volete lanciare la spell e premere il pulsante relativo alla spell. Ogni abilità ha 5 livelli corrispondenti ai pallini sotto la determinata abilità. A parte la R, che è la suprema, ne ha solo 3, perché si sblocca a livello 6, si potenzia ogni 6 livelli, si può mettere un punto, quindi al 6, al 12, al 18. Il livello 18 è il livello massimo. A livello 2 potete sbloccare una nuova abilità. Ecco qui la W. Dalla W possiamo vedere la differenza tra uno smartcast e no. Questo è come non è lo smartcast. Io premo W e come vedete l'abilità non parte, ma ho la direzione e il range della spell, e a quel punto basta ripremere W o il click del mouse per rilasciarla. Se io invece metto uno smartcast, mi basterà mettere il puntatore, non lo so, per esempio in questo punto qui, premere W, o quando ovviamente sono, ecco, adesso è ricaricata, premo W e parte direttamente verso quel punto. Vi rendete conto che invece che premere prima W e poi cliccare col mouse per farla partire e premere solamente W, è ovvio che la seconda possibilità è più rapida e quindi va sfruttata. Quindi abituatevi sempre con gli smartcast. A livello 3 potete sbloccare o la terza abilità oppure mettere un secondo punto sulle prime due. Questo dipende da quanto, da cosa vi serve in lane. In genere si sblocca sempre tutto. La terza abilità, per esempio, di Jinx è la E, che sono delle piccole trappole. Hanno un certo range, e il range è dato per esempio da questo cerchio che Jinx ha intorno. Oltre quel cerchio non posso mettere le trappole, quindi quello è il limite massimo. Io, se premo quindi col puntatore qui il mio, metto qui il mio puntatore, premo E e le trappole arrivano fino a quel range, che di fatti era il range massimo che avevano. Ricordo che per vedere il range basta passare sopra la spell. Le spell come la Q, che cambia da minigun a razzi nel caso di Jinx, non hanno range perché sono semplicemente attivazioni. La ulti di Jinx
vedete, da solo una freccia, è perché è un range che è tutta la mappa, è un razzo che parte tutta la mappa nella direzione, che si fa tutta la mappa nella direzione in cui lo mandate, si ferma solo se incontra un bersaglio che può colpire. Come vedete, a livello 7, a livello 6 ho sbloccato la mia suprema, ho messo un punto, adesso per esempio l'ho usata ed è in cooldown. Cosa significa in cooldown? Significa che ho bisogno di 10 secondi per recuperarla. E a livello 7 non posso mettere un altro punto sulla mia R, ma dovrò aspettare il livello 12, mentre posso metterlo su un'altra abilità, come per esempio la Q. Come vedete, se io faccio la W, ha un tempo di ricarica di 9 secondi, a differenza della ulti che invece ha un tempo di ricarica, che potete leggere su in descrizione, di 90 secondi. Questo perché? Perché la R, che è la suprema, è l'abilità più forte che un champ possa avere, e quindi è normale che abbia un tempo di ricarica, un cooldown molto più alto. Come vedete, ci sono anche le summoner con la D e il tasto F. Questo cosa significa? Le summoner sono sempre delle spell, delle abilità che vi danno determinati vantaggi. Per esempio la D, che è la guarigione, adesso la andrò ad utilizzare, basta premere il tasto D e ci cura di un tot di vita, mentre F, che è il barrier, ci dà uno scudo, come vedete grigio, in più rispetto alla nostra vita, e ci para un certo danno in quei pochi secondi in cui è attivo. Quindi molto importante, per esempio queste due spell, adesso le ho messe casuali perché queste ho a disposizione a livello basso che so, però poi man mano che salite quei livelli sbloccherete tantissime altre summoner che vi possono aiutare. Ovviamente basterà leggere la descrizione e scegliere le più idonee in base al ruolo che giocate. Per quanto riguarda invece gli oggetti che sono posizionati su questa schermata qui laterale, a ogni oggetto è associato un certo numero. Ovviamente se io adesso premo 1 non succede assolutamente niente, perché la lama della rovina non si può attivare, come non si può attivare per esempio la daga, come non si possono attivare gli stivali. Mentre per esempio sul tasto numero 2 ho la sciabola di Bilgewater. Come vedete, se io vado sulla sciabola di Bilgewater, ha un'abilità attiva unica, infligge 100 danni magici e rallenta la velocità di movimento del bersaglio del 25% per 2 secondi e ha 90 secondi di carica. Questo cosa significa? Che se io premo 2 su un champ, ovviamente devo mettere il mio puntatore sul champ e premere 2, lui infliggerà questa attiva, cioè infliggerà 100 danni magici e lo rallenterà. Per riattivarla dovrò aspettare 90 secondi, quindi bisogna sempre controllare che gli oggetti abbiano delle attive, perché le attive vanno attivate da noi, mentre alcuni hanno delle abilità passive che non devono essere attivate da noi. Per esempio gli stivali della velocità, un'abilità passiva unica che aumenta la velocità di movimento del 25. Questa non dobbiamo attivarla, è un'abilità passiva che si attiva da sola, nel senso che è attiva, basta avere l'oggetto. Quindi bisogna distinguere tra abilità passive e abilità attive che vanno attivate. In questo caso il numero 2, in cui sta la mia sciabola, attiva quell'abilità. Se io la sposto sulla posizione 5 verrà attivata dalla posizione 5, dal numero 5, ma se non mi piace quel numero, io basta che faccio ESC, questi, vedete questa parte del menu sono gli oggetti, basta andare sulla posizione 5 dove c'è la sciabola di Bilgewater, cliccare e associargli per esempio il tasto space. Come vedete, adesso io l'attiverò con il tasto space e non più con il tasto 5, tant'è vero che qui il 5 non c'è più. Quindi premendo ESC dal menu delle opzioni potete impostare, basta cliccare con il tasto col sinistro del mouse e impostare qui, premere il pulsante che volete impostare per attivare quella abilità. Per esempio posso premere anche, che ne so, 8. Premo ok e questa qua si attiverà con 8. Ah, il posto 3, come vedete, sarà attivato col pulsante 8. Ovviamente se c'è uno strumento che ha un oggetto che ha un'abilità attiva, come per esempio la lama di Bilgewater. Per quanto riguarda la restante parte del menu, come vedete abbiamo i gold qui in basso. Che quali sono le fonti di gold? Le fonti di gold sono, col passare del tempo aumentano, mano a mano che passa il tempo, come vedete i gold continuano ad aumentare. Aumentano la stittando minion, come vedete dalla schermata, se io la stitto un minion lui mi dà dei gold, se io la stitto quelli davanti mi danno più gold perché sono minion melee, mentre quelli dietro sono minion ranged maghetti che mi danno meno gold. Si possono ottenere gold anche dai mostri della giungla, come per esempio il rospo o i lupetti. Come vedete mi danno 16 piccoli e 68 il lupo grande, oppure uccidendo campioni 300 gold, o aiutare alleati ad uccidere nemici, oppure distruggendo torri. Sulla parte sinistra invece possiamo vedere le statistiche del champ: l'attacco fisico, il potere magico, l'armatura, la resistenza magica, la velocità d'attacco,
la riduzione di carica, il colpo critico e la velocità di movimento. Una particolare parola va spesa su un trinket. Il trinket gratuito comprabile all'inizio che permette di mettere due ward a terra della durata di 120 secondi e il trinket gratis, che è la lente mobile che permette di vedere i trinket altrimenti invisibili e di levarli, e il trinket blu, che modifica la visione in lunga visione. Adesso andremo a mostrarli tutti e tre. Come vedete, questo è un bash. Nel bash io sono invisibile, cioè non sono visibile ai nemici, a meno che all'interno del bash non ci sia una ward. La ward la posso mettere o cliccando sulla ward e poi andando col puntatore dove voglio metterla e ricliccando, oppure usando il tasto 7. Mettere una ward, per esempio in questa posizione, non serve a niente, perché è ovvio che se nessuno sta lì mi dà visione a prescindere anche se noi non siamo lì, altrimenti sarebbe un'area buia. Però in genere si mette nei bash, perché? Perché per dare visione lì basta comunque avvicinarsi e stare vicino a quella zona per dare visione, mentre nei bash, anche se si sta qui vicino, se il nemico è nel bash non si vede, bisogna entrare nel bash, motivo per il quale le ward vengono posizionate sempre e comunque all'interno dei bash, in luoghi strategici della mappa. Un altro trinket è quello blu. Con quello blu, come vedete, il raggio è quello che è indicato nella mappetta in basso a destra ed è abbastanza ampio, basta cliccare e poi scegliere all'interno del raggio dove dare visione, per esempio in questo punto. Vi dà visione per un tot di secondi e poi rimane una ward che può essere vista dai vostri avversari e eliminata con un solo colpo. Il trinket rosso invece, come vedete, una volta cliccato ha una certa area di azione e se lo mettete cosa fa? Rivela per alcuni secondi le ward nemiche, quelle di primo tipo che vi ho fatto vedere, in quanto quelle sono invisibili e non possono essere tolte e rimangono fino alla scadenza, ma con questo trinket, illuminando quell'area, per quei 4-5 secondi in cui è attivo potete eliminarle e togliere visione agli avversari. Il trinket rosso può essere evoluto nel lume dell'oracolo, che praticamente ha la stessa funzione ma mette quel trinket lì con un'area più ampia sopra la nostra testa, così che noi possiamo muoverci e andare a visionare più aree per più tempo e levare quindi più ward del nemico. Un altro oggetto sono le pink, il lume della visione. Per quanto riguarda le pink, ragazzi, come avete visto, si comprano allo shop, costano 75 gold e potete averne al massimo una a terra per ogni personaggio della vostra squadra, nel senso che se io adesso metto questa pink qui posso comprarne un'altra, ma se la posiziono in un altro punto questa verrà tolta e resterà solo quella che ho messo dopo. Questa pink rimarrà qui tutto il gioco, a meno che non venga tolta dagli avversari. Perché? Perché a differenza degli altri lumi è visibile e quindi può essere tolta in qualsiasi momento. Si mette in bash così che per vederla gli avversari debbano entrare nel bash e essa quindi possa durare più a lungo possibile e dare visione al team. È molto importante averla perché oltre ai due trinket gratuiti che in genere si hanno, la pink permette di mettere una terza ward. Infine c'è la pietra della visione, che è l'item delle ward che si fa per i support e che permette di mettere fino a 3 lumi invisibili esattamente uguali a quelli gratuiti, ma di una durata più lunga, di 150 secondi. Infine, per completare i menu presenti sulla schermata di gioco, c'è questo qui in alto che indica le statistiche della partita. La prima sono le uccisioni di squadra totali, 17 a 10 per la squadra blu. 7-3-3 è il vostro score, 7 sono le kill, le uccisioni che avete fatto, 3 sono gli assist, anzi 3 sono le morti e infine l'ultimo numero sono gli assist, cioè gli aiuti che avete fatto sulle kill dei vostri alleati. A destra ci sono i minion uccisi, cioè quanti minion avete lastittato, avete dato l'ultimo hit e avete quindi ucciso. E poi c'è il tempo di gioco. Da 20 minuti in poi può essere fatta il voto di surrend. Premendo ESC potete fare arrenditi e gli avversari possono votare. In questo caso sono solo io perché sono in personalizzata e quindi la resa è automatica. Con la resa verrete automaticamente sconfitti. Da Lecca a tutto per questa prima parte della guida sulle basi di gioco di League of Legends. Al prossimo episodio proseguiremo con gli obiettivi e quello che bisogna fare per vincere una partita.